Io parlo a nome del collettivo del Liceo Artistico di Bergamo e il 17 abbiamo organizzato una giornata di protesta dove ci siamo presi l'intervallo e un'ora successiva all'intervallo per fare un'assemblea per parlare inizialmente di alcuni provvedimenti che sono stati presi dal Consiglio d'Istituto, cioè sotto decisione del Consiglio d'Istituto. Riguardo una questione dei ritardi per la quale dopo 6 ritardi uno studente veniva sospeso. Allora, noi principalmente abbiamo protestato, cioè inizialmente abbiamo protestato per questa cosa qua, essendo che gli studenti in questa decisione non sono stati minimamente coinvolti. Successivamente abbiamo ampliato il discorso. Più sul generale, okay? Più sulla questione del controllo da parte di preside, vicepreside, non nello specifico nel caso del liceo artistico, ma nella scuola in generale, che tentano di controllare il più possibile studenti e professori e non si concentra su, no, e non si concentrano su quelli che realmente sono i problemi all'interno della scuola. Appunto, noi ci siamo presi l'intervallo all'inizio, siamo rimasti nell'atrio, la gente si è seduta per terra e abbiamo iniziato a parlare molto tranquillamente per alzata di mano, un'assemblea normale. Successivamente, dopo essere stati cacciati dalla vice, dal responsabile della sicurezza, perché appunto non era sicuro rimanere in atrio, ci siamo spostati in giardino e siamo rimasti lì per un'ora. Noi come artistico ci siamo mobilitati e allo stesso tempo si sono mobilitate altre scuole all'interno di Bergamo, che sono il Liceo Caniana, sì, il Liceo Caniana e il Mamoli, che hanno portato anche loro tematiche scolastiche, di problemi scolastici, soprattutto legati alla nuova riforma della buona scuola. Appunto, gli studenti sono stufi di essere trattati come numeri, riscontrano sempre di più la necessità di un dialogo, di un confronto che ci viene sempre più negato e soprattutto la necessità di poter, nei limiti, partecipare alle scelte all'interno della scuola, alle scelte che ci riguardano. In queste 3 giornate di mobilitazione, noi studenti del collettivo dei Mamoli e del Caniana abbiamo organizzato 3 occasioni di confronto e informazione sui punti della riforma della buona scuola del governo Renzi, partendo dai problemi rilevati all'interno delle scuole e sfruttando come esempio anche la pista da sci che sta venendo costruita nel terreno adiacente ai 2 istituti, proprio come entrata dei privati nelle scuole. Il primo giorno abbiamo fatto un quadro generale della situazione e abbiamo introdotto le 2 giornate successive, dove il secondo giorno si è discusso dell'entrata dei privati negli istituti e sul loro essere sempre più simili a delle aziende. Il secondo giorno c'è stata anche una discussione con il vicepreside dell'Istituto Caniano, mentre il terzo giorno abbiamo discusso degli invalsi e sul loro essere usati per valutare i docenti attraverso un sistema di appunti che non è in grado di valutare completamente l'esperienza didattica offerta dagli insegnanti.